puntata tra arte e poesia, che è il nostro sogno, l'idea così sinestetica che la poesia finisce o comincia dove finisce o comincia un quadro, anche il discorso musicale, un'idea profonda di armonia così eclettica e è il caso di dire interconnessa, che è un aggettivo molto molto contemporaneo. Volevo presentarvi i miei ospiti, che sono graditi ritorni, anche new entry, come si dice nella musica. Allora, alla mia destra c'è Franco Lando Marano, potentino, ma cittadino del mondo, che è un gradito ritorno, un poeta direi tra i migliori della sua generazione, è sempre autonomo, sempre emancipato. Lui riesce come pochi a raccontare la storia sua privata come se fosse storia d'Italia, storia di tutti, come è sempre in poesia, e riesce a salvare anche nella natura l'afflato artistico, epocale e quant'altro. Poi capirete, insomma, è un poeta in questo senso assolutamente unico. Poi abbiamo una new entry, che è Federico Bernardi, viene da Treviso, Mimmiane, Treviso, e giovanissimo, insomma, e quant'altro, e ci porterà la sua testimonianza artistica, che a noi è molto cara. Poi abbiamo Marzia Spinelli, una cara amica, una poetessa importante, è importante non soltanto per come scrive, perché nell'arte è importante come uno, non tanto per come scrive, ma anche per che cosa scrive, per il giusto snodo, appunto, tra era contemporanea, problemi, soluzioni, afflati. Lei, fammelo vedere un attimo, volevo far vedere un suo libro abbastanza recente, che ha stampato a Milano, l'ultimo. Trincea di nuvole e d'ombre. E sai, ma è l'ultimo, poi alla fine, vale anche per te Franco Lando, alla fine poi un libro bello rimane sempre attuale, non ci interessa, per la poesia specialmente, anche per il romanzo, no? In fondo un romanzo bello rimane. E poi volevo dire anche, perché sono devoto, lei partecipa anche al mio laboratorio, questo è un libro in cui ci sono delle sue poesie stupende, è La connessione umana, che è il libro che Luciano e Letizia mi hanno fatto in un momento molto difficile, perché era la fine del 90, noi ci siamo trovati a dover interrompere, insomma, per via del Covid e il lockdown e similia, ci siamo trovati a dover interrompere il laboratorio tecnicamente, in senso direi burocratico, però in qualche modo abbiamo continuato a parlarci, a comunicare con le email, eccetera. Quindi io poi ho scremato il meglio di questi incontri, di queste proposte, di queste poesie in un'antologia ideale e anche concreta, quindi, che secondo me è ancora valida. Poi abbiamo superato il 21, adesso siamo in un 22 che non si sa se è la fine di il ricominciamento, però devo dire che Marzia Spinelli, da par suo, perché lei è sempre stata una poetessa importante, ci ha donato delle poesie belle e anche molto originali su quel periodo in particolare, te le farò leggere poi un po'. E poi abbiamo un'altra new entry molto gradita, lei è giovanissima ma si sta ancora per laureare, cioè, so che hai preso antropologia culturale, sì. Insomma, che è una disciplina direi fondamentale, no? Mi viene in mente Ernesto De Martino, perché tu conosci, sai tutto, sei a Potenza, ma mi viene in mente la grande amicizia con Pavese, la collana viola, cioè per l'Einaudi, era il momento in cui l'antropologia era di fatto, dopo Carlo Levi che ha scritto Cristo si è fermato a Ebo, era di fatto in qualche modo un fulcro neo-umanistico tra scienza e vicende umane, diciamo così, ecco, diciamo, oralità e oralità scrittura. anche oralità, una volta si parlava delle scienze umane che erano importanti, e stiamo parlando, che bello, di Chiara Gagliardi, romana. Uh-huh. E che ci porta appunto delle poesie belle, delicate, forti anche, delicate e forti insieme, molto molto originale anche lei. E io direi, cominciamo, per paradosso, cominciamo proprio con la mascotte, cominciamo con Chiara, e tu hai poesie particolari, io ne ho segnate alcune, molto bella Libertà, lo spirito ametista. Ecco, vedi che è un titolo che riesce
suffragare la poesia e anche l'arte, la visività. Io ti chiedo intanto di leggermi un paio, che sono Dove sono, così anche una, in qualche modo un viatico di identità in un certo senso, e anche Un volato amore, perché noi sempre quello vogliamo, per noi e per gli altri, da noi, un amore che voli, non che svoli via, ma che voli portandoci con sé. Beh sì, certo. Respiro per fitte, d'esistenza giullare, trovandomi priva nel verso da inverare. Io statua glaciale o pensiero incorporeo, barriera retata o giudizio scultorio. Vibrante il mio fulcro diffonde suo spettro, per dove sostanza esplosione concentro. Immobile, influente, soverchia coscienza, l'energia positiva perviene all'evenienza. Ciascun ramoscello, albore dipinto, le sfumate evanescenze, epoche labirinto. Potrei da corallo valere in materia, giacché sul lunare trasmuto l'arteria. Ecco, alza il viso, devi guardare in diagonale, è lì, bel viso giovane. Eri talmente concentrata nel restituire questi afflati anche rimati, queste rime precise di non di alleggerimento, ma proprio di sapienza, insomma, di intendimento, che eri tutta, capito? E invece poi c'è un momento in cui la poesia, che nasce come macerazione, deve essere raccontata al pubblico, restituita al pubblico. Bello, è cadenzata, molto, molto bello. Riesce a con una certa anche ironia, autironia, forza però, caparbietà, a restituire questa volontà, questa volizione, ma anche in un certo senso una ironia sapienziale, capito? Molto. Sì, diciamo che. Nonostante, cioè, io penso che la cosa più importante appunto siano soprattutto gli ultimi due versi, cioè, sì. Che nella chiusa poi alla fine vai, sì, a parare, sì. Perché proprio il fatto che quando io dico giacché sono lunare, nel senso che intendo che il cambiamento, certo, il portare il cambiamento dentro di sé è ciò che è la chiave appunto per andare avanti, secondo Ferma, me. Ferma, tu hai detto una cosa importantissima, giacché portare il cambiamento dentro di sé è la chiave per andare avanti, certo. Molte persone hanno paura del cambiamento. Il cambiamento deve avvenire ogni giorno. Sì. Ogni giorno dobbiamo cominciare disposti a rimettere tutto in gioco e a morire per le nostre radici. Insomma. E trovo che così giovane come sei è un bel intendimento, un bel credo. Grazie. E leggine un'altra. Un volato amore, giusto? Un volato amore, sì. Veloce la verla, sistema le piume sul ramo celata. Sarebbe capirla una gioia che esprime un'idea volata, selvaggia vederla all'ingenuo barlume di vita sognata, sicché a pensarla un'amata memoria ritorna sbocciata. Sentite proprio come incede, come cadenza. E poi questa verla, questo gioco anche di rire. Sì, perché... Come ti è venuta questa... C'è un nido di averle fuori la mia finestra lo vedo sempre quando scrivo e mi ha ispirato. La verla che è giunta a te, versi. Insomma. Noi ci abbiamo, nel nostro giardinetto, io e Nina, abbiamo avuto dei merli. Tant'è vero, voglio far vedere ancora sulla connessione umana, questo è il giardino di Plinio, perché lei aveva immaginato questo negli anni, appunto, nel 20. Bello. E a volte si gioca anche con una parola, un termine più strano che ci accarezza, ci porta, capito, a un significato che poi diventa in qualche modo anche ossimorico, strano, più profondo. Il nido di averle. Sì, cioè, è stato proprio un simbolo, anche perché lo vedevo tutti i giorni davanti alla mia finestra e non lo so, mi ha fatto bello proprio pensare all'amore un giorno. Beh, certo, e mi ha fatto venire in mente, certo, questi versi, certo, quindi li ho scritti. Infatti anche convenzionalmente nel discorso lessicale poi si usa queste analogie, si usano, no? Ma lui è il nido, con lei vorrei fare il mio nido, il mio volo. È così, certo, un bel nido ironico, brioso, e poi sempre pieno di... non c'è mai un nido
gli uccelli cantano sempre, appena c'è la luce, anzi, svegliano la luce, vorrei dire, perché io, certe volte uno si trova a girare anche alle 4 del mattino. Altro che l'orologio, la senti l'alba, l'annunciano loro, e sempre con la stessa fiducia, insomma, no? E nel periodo del Covid, tu te lo ricorderai perché giovanile, e ci ha salvato un po' la natura, no? Il momento in cui tutto quanto era oppressivo a livello virologico, epidemiologico, cioè, alla fine la natura invece era in festa. Meno smog, meno inquinamento, arrivavano le anatre nella barcaccia di Piazza di Spagna, insomma. Io ho fatto tantissimo giardinaggio durante il Covid. Bello. E poi il giardinaggio di poesia, quello è il più difficile, sì, tra l'altro. Le rose poeti. Va bene, allora io vorrei un po' alternare, facciamo così, prendiamo un po' le tue opere. Vediamo se riusciamo un po' a alternare la poesia. Sto parlando di Federico Bernardi, Trevisano. Dicono anche Trevigiano. Trevisano. Ma guarda, io ho segnato degli aggettivi, che quando chiaramente l'impasto proprio cromatico qui diventa tutto, no? Però io ho segnato proprio degli aggettivi che riguardavano poi, insomma, in un certo senso anche la scelta. E quindi questo si intitola Conflitto decisionale, è tutto rosso e nero, ma in un modo strano, forte, molto, molto capace, molto originale. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 22. Beh, insomma, non ho parole. Sì. Una volta sei da poco maggiorenne, insomma. E con una tua originalità che non è frequente, perché sì, è astrattismo cromatico, però in fin dei conti c'è tutto, ci puoi vedere la natura, il gioco, come dici tu, appunto anche i conflitti decisionali, molto bello. Vediamo in un altro, Federico. La materia, l'impasto com'è? Ho utilizzato degli smalti. Anche smalti, sì. Solo smalti, vernici industriali, diciamo. Vernici industriali, questo è importante. Cioè, qui siamo oltre il bilio tra olio e acrilico, qui siamo allo smalto. Questo si intitola deterioramento personale. E sostanzialmente, ho segnato, dicevo, nero, rosso, bianco e viola. Sembrano dei piccoli vulcani, è incredibile, è fantasiosissimo, perché tu ci puoi vedere, come è giusto che nell'arte moderna sia, ci puoi vedere un po' quello che vuoi, non devi essere succube, capito, di quella volizione figurativa, o meno che mai visiva, ma qui in qualche modo è la visività che giunge a te, non è, quindi per te come è nata questa idea del nero, di circondare poi di viola? Beh, i colori che utilizzo sulle mie opere sono tutti colori pensati a livello psicologico, diciamo, perché ad esempio il nero è un colore di eleganza, è il colore che mi rappresenta insieme, ecco, al giallo. Il nero è un colore di eleganza, attenzione, è anche un colore di sommovimento, di umbratile, però tu sai che dopo Caravaggio non c'è niente che chiarifica di più che lo scuro, esatto. La cupezza, che il nero, bellissimo. Poi il rosso perché comunque il rosso è energia, l'ho usato anche nell'altro sì, vedete quadro. Come fluisce, sembrano quasi dei torrentelli cromatici, bellissimo. E viola invece la rappresenta perché quel, come ha detto lei prima, due vulcani, in realtà non sono vulcani, perché se notate... No, ho detto questa, sembrava. Questa linea parte che è il doppio, più del doppio di quello che è alla fine. Certo. Il concetto è proprio questo, perché io, persona originale, senza nessuna influenza, senza nessun cambiamento nella mia vita, sono pieno, solo che poi la vita va avanti. Bello, questa idea del colore a livello proprio psicologico è una bella scelta. Questo è un trittico, sostanzialmente. Sì, anche questo è un trittico, sì. Vedete? E il viola comunque sia un colore più femminile, diciamo. Sì. È un, ha un significato su questo quadro un po' di irresponsabilità, perché... Perché nella tu mia sai vita. Sai che meraviglia di aggettivi stai usando, ma meno vita, male, diciamo. Che c'è un po' di responsabilità, insomma.
non so se sia femminile o maschile, ma insomma è bello. Ti devo dire che dopo tanta abitudine a vedere tante cose, mi sei piaciuto perché mi hai sorpreso, capito come avviene con la bella poesia, esci fuori dalle convenzioni, esci fuori dalla vulgata, anche degli astrattismi cromatici, anche di una certa modernità che ormai è stanca anche dei suoi stilemi, capito? Vediamone un altro. Oh, questo è secondo me è praticamente sarebbe l'occupazione di spazio non proprio, che è bellissimo perché poi c'è questo giallo e questo nero. E questa diciamo figurazione che sembra che ruoti o no, curiosissima, capito? Come dicevo prima, il giallo è un colore che mi rappresenta, quindi il giallo sarei io come persona, quella linea nera che ha questo rigonfiamento sarebbe la rappresentazione dinamica dell'ansia. Allora, fermi tutti perché insomma, qui c'è materia per gli psicologi. Lui si effigia, insomma, è ben rappresentato dal giallo, che insomma, no? È un'identità cromatica. Sì. Questa linea nera, vedi, in effetti c'è un orizzonte, che poi si gonfia, quindi diventa quasi sferica, è la cifra dinamica dell'ansia, capito? Di un'emozione che cresce, che si muove, si sommuove, si trema. In qualche modo si sfrange, si rigonfia. È bello perché come rappresenti l'ansia? Certo, ognuno lo fa a modo suo, abbiamo avuto tanti artisti, ognuno in un modo diverso, però trovo bello che arrivati poi alla soglia di un nuovo secolo, anzi di un nuovo millennio, si cerchino di nuovi stilemi, perché in fondo tu sei molto giovane, cioè hai 24 anni, 22. Cioè, tu capisci che tutte le avanguardie, 100 anni fa, quando le avanguardie storiche appunto inauguravano il Novecento, tutto è stato fatto, in qualche modo la metafisica, il surrealismo, anche, prima ancora il futurismo, il surrealismo, ognuno aveva pensato di trovare la propria figurazione dell'ansia, capito? Ognuno a suo modo. Mi sembra molto giusto che tu, con la tua giovane età e col tuo anche porre dietro le spalle delle soluzioni ormai traballanti del passato, eccetera, stia portando avanti nuovi stilemi. Mi chiedo anche se hai... vediamone un'altra ancora, via. Questo è un trittico, a me è piaciuto moltissimo, si chiama Pioggia mentale tra luce fisica, ho scritto bellissimo, è un trittico. Cosa rende ancora più bello il trittico? Il fatto che lui lo abbia diviso, lo abbia separato, cioè questa come se fosse una finestra. È una trovata, come se fosse una finestra tripla, capito? No, non era banale metterlo tutto insieme, quando hai avuto bisogno di farlo con quel bianco l'hai fatto, quindi sono tre finestre. Tre ante di finestra. In realtà questo trittico qui ha qualcosa in più che vorrei approfondire il discorso. Vai, perché ti prego. Ho utilizzato materiali completamente di recupero. La tela è fatta di nylon, sì. E le cornici sono fatte in MDF, che l'MDF sarebbe della segatura compressata. Sì, sì. E io credo che comunque al giorno d'oggi sia importante tutto l'argomento dell'ambiente, dell'ecosistema. Beh, e queste cose qui. Sì. E perché non poterlo portare sull'arte? Se l'arte riesce a recuperare anche i materiali, eccetera, vedete, si vede chiaramente, adesso a vederlo un po' più ravvicinato, si vede, no? la plastica, insomma, si vede come scorre la tela. E poi la risultanza cromatica è stupenda, questo sfondo verde-marrone, insomma, è particolare, insomma, commisto. E poi questa esplosione bianca che tu appunto chiami, luce fisica e poi c'è anche una pioggia mentale, tutto questo rimane mentale, come tutto, come il bianco, come il giallo e il nero di prima era in qualche modo una parcellizzazione dell'ansia, una manifestazione dell'ansia. Beh, trovo che tu abbia trovato una tua cifra, non so, verrebbe quasi voglia di trovare una nuova dizione, perché ripeto, tutti gli aggettivi del passato ti stanno stretti.
astrattismo cromatico, anche il materico, anche se poi tu lavori sui materiali, qui vai anche al di là, perché c'è un'ansia e una soluzione materica su come tu, il coso pressato, su come arrivi al materiale, ma qui poi quello che vince è l'esplosività cromatica. Qui c'è questa luce tutta bianca, questo sfondo di verde oliva, insomma, molto molto bello, devo dire. Grazie. Complimenti. Basta, mi fermo, se no poi ti faccio troppi complimenti. Non voglio fare, siete tutti molto bravi, non voglio farvi troppi complimenti, perché desidero magari una nuova puntata ancora più esplosiva. Franco Lando. Ah, no, a proposito di arte, questa è una foto fatta da un fotografo di Potenza, Francesco Gerà. Il fattore di Potenza, facciamolo vedere. Eccolo, perfetto, sì. Quello è Potenza di notte. Sai, io ero amico di Vito Riviello. Ma io lo dicevo per la bellezza della foto, in effetti, ho chiesto bellissimo. L'autorizzazione. Certo, ci mancherebbe altro. Allora, vediamo in qualche modo un po' qualche altra cosa nuova, anche se vuoi leggere qualche cosa da qui? Facciamo le cose nuove. Cose nuove, veramente. Che ho letto oggi con cura, Lolita, l'inno ai cattivi, cioè delle cose bellissime. C'ero anch'io, anche questo, sì. Franco Lando è unico nel suo sdoganare, parlare della storia, la grande storia, più che la piccola. Al contrario, rendendo la grande storia, piccola storia, come un'esperienza personale, capito? Come tu invece, insomma, dall'esperienza personale arrivi al grande, poi vedremo il tuo libro. Dai. C'ero anch'io. C'ero anch'io. Quando Achille trascinò per 3 volte Ettore intorno alle mura di Troia, c'ero anch'io. E non ho condiviso affatto, ma non l'ho detto. E invece avrei dovuto, gridando forte, per non dare inizio a quella storia in cui i contemporanei stanno sempre dalla parte sbagliata. Quando Mosè ordinò di lapidare un uomo che aveva raccolto legna violando il sabato, c'ero anch'io. E c'ero anch'io quando misero al rogo Giovanna fra Girolamo e Giordano, certo, e Pietro Paolo e gli altri 700 che hanno un nome e tutti senza nome. Arsi vive per non spargere sangue. C'ero anch'io, ma non osai dire nulla. Mi convinsi che certo esageravano e però agivano in nome di Dio. Molti anni dopo, senza alcun motivo, vennero a prelevarmi dentro casa e mi rinchiusero in lager e gulag. Provai a dire che le colpe dei padri non possono ricadere sui figli, che non avevo mai fatto del male, ma non vollero sentire ragioni. Lavoravano per un altro Dio. No, Salvatore stava mostrando le copertine dei tuoi vecchi libri, anche l'ennesima Potenza, c'è sempre Potenza nel titolo. Di nome e di fatto. Di nome e di fatto, sì. Senti, veramente bello. No, questo discorso anche, poi hai continuato, adesso poi ci mostrerai altre, questo discorso della storia. Sempre. Citato tutto, insomma, perché la storia va raccontata tutta, certo. Perché, oddio, io non sono una verginella che si scandalizza perché i nostri avi sono stati tutti talvolta o carnefici o vittime, certo, difatti, per carità, certo. Però bisogna anche raccontare i misfatti, anche dei buoni bisogna raccontare. La contemporaneità, ma adesso dico misfatti, in generale, è strana, perché curiosamente certe volte fa finta come se la storia fosse stato il valzer della dei buoni, sì. Mi ricordo una frase di un grande romanzo che è Herzog, di Saul Bellow, cioè, che la storia è la storia della crudeltà, non dell'amore. Cioè, voglio dire, anche in generale, al di là delle esperienze contemporanee, c'è sempre qualcuno che fa finta. Noi siamo i buoni e gli altri sono i cattivi, ma non lo so chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Molte volte e vabbè, comunque leggi anche l'inno ai cattivi. Tanto per stare in te. Sì. Inno ai cattivi. Rivedo tutti i cattivi che preparano la via per la vittoria dei buoni, come sotto il giogo i buoi arano il terreno
per i santi e gli eroi. Bello. Giuda ubbidiente si affida paziente al volere di Dio e non si chiede perché proprio io. Fa quel che deve e cede il passo a Pietro e Giovanni. L'indiano a cavallo attacca il fortino con l'arco e le frecce. Così arrivano i loro e tutto finisce in canti di gioia. Cadono i cattivi e vincono i buoni. Ma ecco, in un punto lontano, un altro povero Adamo esce dal paradiso. Bello. Tenendo Eva per mano. Bello. Ricomincia la storia. Ed io oggi saluto voi, cattivi e traditori, e con me vi salutano i santi e gli eroi. Non più tormento per chi si fece strumento del volere di Dio e non si chiese perché proprio io. Bello, io tormento, strumento, molto bello. Sì. Arrivano i nostri e diventano io stesso, i loro. Io da Adamo in poi, che esce tenendo Eva per mano dal paradiso, io mi commuovo quando lo leggo. Io quando li vedo Masaccio la cacciata dei progenitori, tutto comincia lì, per paradosso comincia lì, dopo la caduta. E soprattutto doveva andare così, non poteva andare diversamente. Doveva, non doveva, forse era tutto già anche scritto, tutto sommato. Guarda, sempre una gioia. In un'altra poesia ho scritto che il peccato originale salvò quel povero Cristo da una noia mortale. Che è una frase dura. Un'altra poesia si conclude abbastanza così. Abbastanza dura, però ripeto, è un modo di ripensare tutta la nostra piccola e grande storia. Grazie Franco Lando, grazie come sempre. La mia amica Marzia Spinelli, poetessa importante, sopraffina, è riuscita nei mesi più bui, più beceri, più frastornanti, insomma, quasi inebetiti per i più, a scrivere alcune delle più belle poesie che poi abbiamo antologizzato in La connessione umana. Devo dire, poi leggerai cose nuove, anche cose del libro, della raccolta importante, anche degli inediti, però io desideravo che tu, almeno runner, che cosa successe in quel periodo? Che alcuni ragazzi, poi non si poteva fare niente, però forse correre si poteva, no? Anche senza mascherina, se non ricordo male, perché quando tu... Mi sembra che la mascherina fosse obbligatoria. Non lo so, poi dopo hanno detto... Non si poteva correre, credo, senza... insieme, comunque, da soli. Vedevi queste città deserte, i semafori ormai quasi inutilizzati perché le macchine non c'è. Con questi runners, questi corridori giovani, Marzia è riuscita a fermare, che era anche tu sei tanto giovane, che era anche fermare anche un inno della giovinezza, una voglia comunque di farcia, di uscire dalla convenzione. Di ribellarsi. Anche a queste costrizioni, a questo virus. Guarda sempre lì inchinato. Non eravamo assolutamente preparati. No, non eravamo preparati. Quindi vidi passare questi due giovani che correvano insieme e così fu ispirata. Bello. Per questo breve testo. S'apre la luce ai ragazzi in corsa, come sorriso alla deriva, il silenzio costretto si fa eletto. Un solo respiro, un unico soffio nel battito doppio della giovinezza, una sola angelica leggerezza. Come potrebbero vivere diversamente, aderenti al fiume in piena che sono? Vanno incontro alla luce insolita, brillando gli occhi, i bicipiti contratti, l'invisibile sorriso di sberleffo sotto i tratti. Inchioda la mia paura a quell'audacia. Forse è solo speranza che rincorre il silenzio fin dentro la mia stanza, ogni giorno più tana, dove ogni notte sussurra l'ora interrotta non s'allontana. Bello questo anche. Grazie. Tana, lontana, il gioco anche salvifico di certe rime per cadenzare, per fermare i significati e come dal gioco delle immagini questi significati appunto vengono salvati, vengono prolungati, vengono amplificati, perché è stato un periodo difficile, adesso tutto molto. Sembra ormai alle spalle, chissà che cosa accadrà, però è stato un periodo da guerra, difatti si parlava proprio di coprifuoco, c'era il coprifuoco in effetti, e certo i nostri genitori ci hanno raccontato
vicende molto più dolorose, per carità, sì. Però c'era qualcosa di doloroso, specialmente per le generazioni per giovanissime, giovani, ma certo. Anche noi, meno giovani, sì. Ai noi, già con, per fortuna, delle esperienze, ci siamo trovati in qualche modo non tanto dissociati, ma proprio annichiliti. Tu parlavi di questo, sì. Di un terrazzino tuo da cui ti affacciavi. Sì, il balconcino fiorito di casa che dà su una strada abbastanza movimentata, certo. Nella vita normale. Diciamo. Certo, normalmente poi improvvisamente Anastasio II, cioè sì, insomma, molto anche rumoroso. Cioè, Poi improvvisamente c'è stato un silenzio che non era nemmeno definibile. Certo. Non passavano più macchine. Sembrava di vivere veramente su un altro pianeta. Un brutto Quindi film, eravamo molto. Sì, sì, un film di fantascienza, strano. Sì. Eravamo tutti molto provati. Sì, sì. E nello stesso tempo, però, almeno i primi mesi, la prima ondata, credo, e c'è stato questo, anche questa solidarietà, sì. Questo affacciarsi il pomeriggio a cantare. Qualcuno suonava, cantava. Sì, a cantare, sì. A scambiarci saluti da un balcone all'altro. Sì. E poi ci siamo anche trovati un po' ritrovati con noi stessi, perché certo. C'è stato come certo. un doversi fermare per forza dopo anni. Bello, e anni di... Sì. Di frenesie, di deliri postmoderne, apparentemente di corse assurde tecnologiche, poi alla fine insomma. Ecco, quindi forse in quel primo momento questa fermata è stata anche positiva, propizia, per certi aspetti, propizia sì, comunque sì, allo sì, scrivere, sì. A leggere, sì, sì, sì. A riflettere. Bene. Vuoi leggere una poesia dell'altro libro? Perché tu sì. hai avuto questo vabbè, una bellissima raccolta, questo incanto di trovarti, adesso poi lo dirai meglio tu, per vicende un po' familiari, un po' anche storiche, vi dicevo, ecco, dal passaggio dalla grande storia alla piccola storia, o viceversa, nel caso tuo, rispetto a Franco Lan, e ti sei trovata a raccontare di queste trincee, che io non so se sono finite o no le trincee, anche per noi che siamo... È come se... in qualche modo suffragassi e ormai denunciassi il fatto che siamo sempre Ungaretti, capito? In qualche modo c'è ancora questa idea della trincea, di stare lì in trincea, di una poesia che fa parte della vita ma che sta là, nel porto sepolto, veramente. Ecco. Sì, il tema della trincea, il termine della trincea, devo dire, mi è venuto in mente andando proprio al museo storico della Grande Guerra, guerra su sì, a Valparola, certo. Sopra Cortina. Certo. E vidi queste trincee, però avevo in mente già da qualche tempo l'idea di descrivere questa lotta anche, continua, no? Sì, insomma, certo. Della vita quotidiana. E poi appunto ho associato il termine trincea per cose anche momenti personali. Beh, certo, e no? Ricordi familiari, certo. Che ho avuto un nonno che ha fatto la prima guerra certo. E altri parenti. E poi ho voluto ricordare tante guerre, e nel libro ci sono memorie di altre guerre più certo, attuali. Certo. Ma ovviamente in particolare questa prima guerra, di cui tra l'altro in quel periodo in cui stavo organizzando, strutturando il libro, era proprio l'anniversario del 15-18, quindi ha coinciso un po' 100 anni, certo, tutto questo sentire. Leggi una poesia intanto. Sì. Ma ecco, questo è proprio sulla guerra, diciamo, sì. Che purtroppo è sempre... Ah, non finisco. Le immagini sono abbastanza attuali, tragicamente. Guerre, no. Certo. Tornavano i volti dei vivi, la mappa dei macelli tra le rughe. S'allontanava il fronte e la resa. Dimentico il corpo all'angolo della storia. Così giovane, fiera e assurda la morte vera.
andavano lungo lande sconosciute del ritorno, anche per chi non sarebbe tornato, a passi smarriti in un confine incustodito, da una pena indicibile per sempre, via da un presente dove straniero anche il pianto. Bello, eh? Ecco, poi se posso leggerne un'altra che invece riguarda trincee più, sì, più piccole, diciamo. Quasi domestiche. Sì, di lavoro. Leggi, leggi. La poesia deve, ha questo incanto di essere analogica, di essere metaforica. Si nutre di queste comparazioni, anche di queste metamorfosi. Non trovo. Non trovo, perché poi le poesie sfuggono, diventano... La loro timidezza, sì. Me la sono persa, scusate. Ecco. Tace la piccola trincea di scrivanie, ma smuove ore e mattini e ingrossa un giorno improvvisa come onde del mare in tempesta senza spuma. Il sole smeriglia fiori e piante come fosse ancora da nutrire un seme necessario, oltre lo spreco di carta e vita che s'ammucchia, oltre il limo che sale ad ogni fine estate, sboccia dai ciclamini l'impalpabile tregua a resistere alla polvere, all'inverno, indomita l'anima. Sboccia dai ciclamini l'impalpabile tregua. Che bello, eh? Poi l'altro giorno ho comprato a Nina un ciclamino, cioè i fiori sono ambasciatori delle, certo, nostre evoluzioni, speranze. Ciascuno ha un suo messaggio. Certo, ti ringrazio molto. Grazie. Adesso poi facciamo un altro giro. Grazie a voi. Allora, torniamo felicissimamente, direi. Cioè veramente, insomma, ci ha dato Marzia una grande gioia. Torniamo con Chiara Gagliardi e vediamo un'altra poesia. Insomma, io ne ho segnate diverse, però no, c'era quella legata alla libertà anche, che mi piaceva, sì, molto. Ecco, quella legge, perché si parla tanto di libertà, vero Franco Lando, ma ho l'impressione che insomma, si vuole trasformare la libertà in un simulacro, non si sa bene di quale strategia. Insomma, la libertà è una cosa dolorosa, seria, molto. Vediamo un po', tu che sei 23enne, no? Come l'hai vista, l'hai fermata? La libertà è solo un'illusione. È morte, guerra, speranze e sogni. Libertà urlata dai guerrieri, da morenti, da gole senza voce. Libertà, suono dolce e delizioso, come il peccato. Libertà era sangue, non fiore. Libertà era fuggire dalla realtà, dai fatti, dalla società. Libertà era un corpo morente, i pianti di un bambino. No, guarda, Chiara Gagliardi, bellissima, sì, bellissima. E poi sei un po' emozionata perché all'inizio, questa, dimmi queste parole, mi emoziona molto questa cosa. Sì, però in realtà hai detto delle cose di cui tutti siamo consapevoli in qualche modo, e anche scomode, capito? Hai parlato, sì, della libertà, infatti, e poi hai parlato subito della morte, della guerra, sì, non capito? De Gregori, sì, diciamo, avrebbe detto... Per molto, capito, tempo non ho voluto rileggerla dopo che l'ho scritta. Certo, ciascuno, insomma, nessuno si sente escluso, insomma, questo è importante, sì, è bello. È importante che la poesia aiuti, specialmente voi, noi siamo troppo navigati, ma aiuti anche le nuovissime generazioni, l'arte in genere, a trovare dei significati, degli enigmi o delle insignificanze. Sì, prima Federico Bernardi, che idealmente anche per la giovane età, cioè lui 22, tu 23, i conflitti decisionali, i deterioramenti personali, vorrei dire anche pubblici, poi c'è un quadro che spero che Salvatore recuperi, fuck the negativi, cioè si fotta la negatività, a quel paese la negatività, che è un quadro pollocchiano. Io credo che Chiara, tu che hai cominciato con questo enigma, dove sono, chi sono, il volato amore, lo svolato amore, hai una tua verità che poi ci leggerai, appunto, molto forte. Sì. Leggici anche la mia verità, okay, perché comincio a credere, anche se la verità è personale, però riguarda un po' tutti,
che ci siano dei significati profondi, attendibili. Voce, strilla, okay. Grida, grida al fidanzato, arrabbiati. Va bene. Essere da soli nella vostra realtà, viver disibili per vostra viltà, pensar finibili le mie volontà, sono capibili queste causalità, inconcepibili però nella conformità, e così umili che sono nullità, da incredibili mie spontaneità, per invisibili vie di sincerità, son qui in veri di confondibilità, poiché mi isoli a quell'ombrosità. Raccolando l'inno ai cattivi, questo gioco tutto delle rime, rimato, sono degli schiaffoni, delle cadenze, delle sculisciate a volte. Ce n'è bisogno, ce n'è bisogno. Che bello. Va bene, allora andiamo avanti e torniamo, adesso magari ricambiamo l'ordine, così ci divertiamo. Allora, andiamo a ritroso, abbiamo ricominciato con te, continuiamo appunto con Marzia Spinelli, e io volevo, dalla connessione umana, ripeto, sa tutto Salvatore, volevo tornare su una poesia importante, è una poesia che parla di un semaforo, parla della scenografia, dice, ma com'è possibile che la connessione umana, e dove è l'uomo, non c'è? E allora questa è la grande assenza, l'assenza nella connessione umana è l'umanità, queste sono cose che sembra che dica Papa Francesco, però voglio dire, manca l'umanità, capito? Manca quello che poi Ungaretti, capito? Manca la fiammella, la fiaccola e anche la favella dell'umano. Questo è importante, capito? E allora, Marzia Spinelli che cosa è riuscita a fare? È riuscita, proprio nel suo luogo importante, anche normalmente trafficato, caotico, a verificare questo semaforo verde, che non serviva a niente perché non doveva più dirimere nessun traffico, fermare il verde e il rosso, le luci accese di cucine, cioè. E lei è riuscita a parlarci dell'Oriente, dall'Occidente, a parlarci del mare, ricordato da un colore, da un verde smeraldo, e alla fine questo terzo occhio, che è quasi l'occhio del Pantocrate, insomma l'occhio di Dio, insomma, alla fine a vederlo, immedesimarlo addirittura in questo immenso grande semaforo, più che spento, acceso inutilmente, ed è una delle poesie più belle, un po' metafisica degli ultimi tempi, devo dire. Marzia, leggila. Sì, scusami. Ti ringrazio. Semaforo verde. Ogni sera la strada, nel silenzio di tutti, ciascuno il suo diverso, le luci accese del chiuche in cucine, le sue belle luci fredde sui mobili eleganti, all'angolo della via grande che tace, svanite le automobili come da un vortice inghiottite, del gran viavai che era, resta il semaforo fermo al suo verde smeraldo, a ricordarci il mare. Lo guardo ogni sera e lo saluto come un segno accecante d'Oriente, come un sogno che sarà vero al mattino, come un terzo occhio che ci guarda, dove potremmo guardare come in un periscopio immaginario le sette meraviglie, scartavetrare il passato, provare a leggere il futuro, trovare la gemma al presente. Beh, questo è molto bello, il presente e il futuro collimano per fare rosso, sono due. Sì, e questo periscopio. Era come se il tempo si fosse fermato non ci fosse più né passato né presente né futuro. Marzia, è drammatico e insieme anche speranzoso. Però ha fatto c'era anche un Yellow Submarine. C'era la speranza che poi tutto sarebbe finito. Sarebbe finito presto. Eccetto. Perfetto. Senti, leggimi un inedito. Intanto sì, un inedito. Grazie di questa bellissima connessione umana. Così di messaggio anche per la Perché poi dall'altro non si finisce mai di credere, di scrivere. Tutto in questa poesia. Voce. Albeggia la terra, tenace gira, la conta degli alberi s'aggira,
È la somma delle cose effimere al cielo la risposta da carpire. Ogni giorno scompiglia l'occasione, colme di silenzio le piccole ore, cose e parole al minimo denominatore. È satura la penna che non scrive, del gran mistero delle particelle, quest'ansia che prosciuga i sogni belli. A volte basta un niente, inonda come un fiume ciò che accade, accorda nuovamente qua e là il sogno al tuo reale, mentre riversi tutto quel che è stato, nel lago fermo del tuo pianto vedi quanto si muove. È bello, fermo si muove, ecco, stupendo. Perché l'importante è che tutto bello, si muova. Bello. Mi piace tutto, anche lessicalmente, noi andiamo in onda, ma quello c'è in onda, tutto attaccato, l'inondazione. È stupendo. Delle parole, delle cose. Beh, la poesia è questa, l'arte è questo, insomma, ecco, io ti ringrazio. Grazie. Si vorrebbe fermare il tempo, adesso mancano poco più di 10 minuti, adesso chiudiamo i loro due bellissimi interventi. Franco Lando, io ho segnato tutto, l'Unità d'Italia, l'Ala di Dante. Dai, io ti chiedo due poesie secche, senza tanto sono poesie splendide, universali, sì. Cioè l'Unità d'Italia e invece come quelle volte che incontrai la concessione, no, dopo la Trebbiatura, come concessione lirica, emotiva, in qualche modo subito. Anche poetica. Allora, veloce. Perché sono poesie nuove che sì. Questo tuo nuovo. La devo trovare. Capito? Insomma, in qualche modo il poeta non si ferma mai, specialmente quando... Diciamo che l'Unità d'Italia è... Sì, perché... dico Nicolò, Nicolò Lombardo, sì. Che era stato acclamato sindaco dai rivoltosi, Nunzio, perché gli altri quattro fucilate, manca a fare la posta, siamo tutti e quattro Nunzio. Nunzio, che strano destino, a Bronte, quindi per questo Nunzio di Bronte. Stiamo parlando di fatti di Bronte, su qui ha scritto un racconto bellissimo, sarà fatto un bellissimo per carità, film. Anche qui il problema è che quelli che avevano sobillato la rivolta erano già scappati. Certo. Quattro, sono cinque le ombre nere del risorgimento. Cinque insomma, sventurati diciamo, che non c'erano. Tra l'altro uno era lo scemo del villaggio, Nunzio Fraiungo, che si limitava a suonare la trombetta durante la manifestazione. Mi ricordo ancora il film, stupendo. E tra l'altro si salvò durante la fucilazione, si gettò ai piedi di Nino Bixio e disse: la Madonna mi ha fatto la grazia, facetemi il lavoro pure voi. Ma facisse pure possia, me la faccia anche lei. È la teatralità assoluta. E quello dice, finite questa canaglia. Nino Bixio, finite questa canaglia. Fermo restando, ripeto, che l'Unità d'Italia... Nino Bixio, qui si fa l'Italia. O si muore. No, fermo restando che l'Unità d'Italia andava fatta certo, in qualche modo e quindi ce la teniamo così com'è. No, e invece l'Ippolito di cui parlo alla fine è Ippolito Nievo. Ippolito Nievo, chiaramente. Ovviamente. Grande, che probabilmente era anche il luogotenente, aveva scoperto che quello rubavano e l'hanno fatto annegare. Voi sapete che poi quella nave doveva portare tutti i documenti, quindi, esplose. No? L'Unità d'Italia. E poi chiudiamo con quell'episodio di quando avevo 6-7 anni. Il pronipote scrisse Il Prato in fondo al mare. No, invece Verga ha scritto, ma non è stato bravo su questa vicenda. No. L'ha ridicolizzata, conosciamo. No, perché, e questa è storia d'Italia. No, ma il modo per scrivere bene e leggere prima gli altri, non c'è pericolo di copiare. Ti ringrazio molto di questo. Allora, l'Unità d'Italia. Breve. Non mi è piaciuto come è stata fatta. Anche per Nicolò e Nunzio di Bronte, ma me la tengo cara, disse il Siculo. La penso così anch'io, aggiunse il Calabro, e non potrei pensarla in altro modo. Nella mia terra nacque il nome Italia. A me spiace per quella spedizione che voi consideraste un'aggressione, ma da quel male è nato il grande bene, disse il Ligure, gran navigatore. A me piace pensare che quel giorno il regno di Sardegna tornò a casa, abbracciando l'Italia, disse il Sardo. E per la felicità cambiò nome. Regno di Sardegna. Certo, regno d'Italia. Io sono arrivato quasi per ultimo, ma mi ci trovo bene, disse il Veneto. Eppure avrei anch'io da recriminare. Su ignote coscienze peserà sempre la morte di Ippolito in quel naufragio.
Sì. È questo, Ippolito Nieto. Sì. E adesso passiamo alla trebbiatura. Vabbè, io questo, che da giovane scrisse le confessioni di un ottuagenale, certo, sì. Un romanzo importante, molto sì, ambientato nel Polesine. Allora, questo è un ricordo di quando avevo 6 o 7 anni, perché siccome noi all'epoca vivevo ancora a Capodorlando, dove sono nato, perché sono andato via dopo la quinta elementare. Ma siccome cambiavamo casa ogni 1 o 2 anni, quindi ricordo perfettamente il posto, perché sotto casa mia, sull'Aia, la sera dopo la trebbiatura si mettevano a ballare e ballavano. Il mio problema è che già a 7 anni ascoltavo, io amo molto la musica popolare per studiarne i testi, perché ne studio i testi. Diciamo, capivo i testi e dicevo: ma che ballano? Dico, Litta una crozza, ho visto un teschio, è una canzone tragica. E anche Dove sta Zazà è una canzone tragica. Ma è la voglia di divertirsi, questo è il senso, la, come dire, il contrasto, e vado veloce, tra musica allegra e testi che invece parlavano di grandi tragedie. Certo. Allora, dopo la trebbiatura, musica allegra che induceva al ballo attorno al fuoco nella radura, richiamava, dopo la trebbiatura, i vicini, fino al canto del gallo. Al suono di organetti e tamburello, nelle notti, l'estate, si riusciva, gabbando la sorta, a renderla viva. E Vittina Crozza e il suo ritornello, L'Usuli e Dove sta Zazà, nei cori, a fare sempre la parte del leone. Già, ma avvertivo la contraddizione introdotta nei testi dagli autori. Certo. Ogni volta, ascoltando le parole, inevitabilmente la tristezza aveva il sopravvento sull'ebbrezza e lacrime spuntavano da sole. Bene, parole, sole, ebbrezza. È molto bello questa meditazione. E mi ha fatto venire in mente, Franco Lando, una cantante indimenticata, che è Gabriella Ferri. Dove sta Zazà. E poi della Ferri hanno detto che lei gridava sempre, aveva questa, insomma, sappiamo la sua difficile fine. Cioè, sempre. E nello stesso tempo questo folklore era un canto di ebretitudine, però c'era una grande malinconia di fondo. Certo. E quindi questo gioco tuo, divinamente lirico, di vedere anche tutta la grande e la piccola storia come un gioco di un equilibrio sottile, un po' sbilenco, un po' magico tra ma soprattutto a me veniva da piangere sentendo. E quelle ballavano, ma loro si divertivano. Era un'altra Italia, le aie, le cose. Ma io ricordo una volta in un comune della provincia di Potenza che in mio onore a uno venne la felice idea di far fare all'orchestrina durante il matrimonio Vittina Crozza. Io sono corso come un pazzo, ho detto ma non si può fare un matrimonio, pensavano che visto che per questo ho citato la Ferri, perché la Ferri era un tragica e nello stesso tempo era un folklore in tempo, cioè, bellissimo. Mancano pochi minuti, 5 minuti, quindi io direi proprio ricominciamo il giro, che ognuno fermi una cosa, se vuole legge 4 versi o vediamo un'altra un'altra immagine. Cominciamo da te, veramente, che sei rimasto fermo con queste stupende, ecco, dici i titoli e vediamo così queste ultime significazioni, perché veramente hai trovato un tuo stile. Complimenti, a 22 anni. Grazie. Sei riuscito, Federico Bernardi, a dire la sua, a dirla in un modo strano. Vedete questo intreccio di linee, di segni. Come si intitola? Questo si chiama dissociazione. È una dissociazione, sì, perfetto. In questo caso sarebbe orizzontale, però va bene anche così. Dissociazione perché una linea, come vedete, c'è una linea e la dissociazione. Adesso, dopo questo quadro, ho ampliato il concetto, ho fatto anche un progetto video. Ah, ecco, vedi che video. Bravo Salvatore, la puoi anche spostare. Voi sapete che si parte dalle macchie di Rorschach, questa è una sinfonia di macchie di Rorschach. Va bene. E ho accostato questo che quadro. Che bravo artista dissociato che abbiamo. Vero. Ci saranno dei progetti che usciranno riguardo questo argomento della dissociazione. Bello, bello, bello. Vediamone ancora un altro, via. Così poi dopo ci salutiamo tutti. Sì.
Questo anche è strano. Questo è strano perché ho voluto creare un concetto più che con la figura che ho rappresentato, sì. Figura, con la rappresentazione, con la tela, perché la tela è fatta di juta. La tela è tutta juta. Questo così. Quadro si chiama Amore, perché? Perché la juta è un albero, certo. E come ogni albero ha le proprie radici. Certo. Più la radice scende in profondità, più l'albero cresce, come l'amore dentro una persona. È bello questo, sì. Infatti bisogna dare radici al nostro amore e ai nostri amori, altrimenti poi l'albero deperisce. Cioè, è incredibile questo gioco, capito? Che inanella, che è tutto, che è corda, è veramente... È metafisico anche. Io ci ho colto tante cose, insomma, capito? È un serpente, è un intestino, è un vortice di emozioni, con una coloritura dolce, che insomma comunque è rosata in uno sfondo sì abbastanza caldo, capito, di un ocra scuro, di un marroncino. Bravo, vediamone un'ultima. Ecco, questo invece è... Questo si chiama Mancanza. La mancanza, e c'è una specie di... è collocato proprio dove l'hai messo, l'hai fotografato sopra... No, questo qui è proprio un... è il posto dove l'ho fatto, il momento in cui l'ho fatto. Ah, il momento in cui l'hai fatto, perché sì. C'è proprio quasi un pavimento, cioè... Sì, io tutti i quadri li faccio per terra, diciamo. Una marmetta... Beh, come faceva Pollock, sì. No? Sì, il problema di Pollock era passare dal verticale all'orizzontale, se lui non poteva avere... Il dripping non gli poteva riuscire bene, ha trovato un garage, un capannone molto grande, e così le tele sono aumentate ed è migliorato il dripping. Esatto. Complimenti. Grazie. Ti è piaciuto l'apparentamento? Allora, mancano 2 minuti, credo, quindi comincia te e poi finiamo con le belle signore e signorine. Vediamo, un messaggio, 10 secondi per dire quello che stai facendo, dove vorresti arrivare o non arrivare. Insomma. Ok, il mio processo artistico, diciamo, quello che vorrei assorbire, far assorbire alle altre persone è la mia persona, ma la mia persona reale, non la mia persona esteriore, la mia persona interiore. Io in tutto quello che faccio e sulle mie produzioni cerco sempre di fare entrare in contatto la mia parte esterna e la mia parte interna. Bello, questa è un'alchimia, è una formula. Grazie. Prego. Allora, Franco Lando, l'ala di Dante ci protegge ancora? Sì, ma no, questa è simpatica, la leggo perché l'ho scritta mentre ero a una riunione della società Dante Alighieri. Perfetto, ancora più bella. Leggila che manca un minuto, vai. Su ordinazione. L'ala di Dante, sin dal primo istante un'anima inquieta. Mi immaginai poeta nell'ala di Dante. Se eravamo in tanti, ciascuno era solo a cogliere il volo fra mille passanti. Solo volo. Ma l'ala era immensa e tanto più crebbe che ciascuno ne ebbe la giusta dispensa. Immensa dispensa, grazie. E chiudiamo velocemente con dei versi di Marzia Spinelli. Molto bello. È un po' la mia visione della poesia. La poesia è un vento, si spande sulla terra e la solleva, mette radici passo a passo e tra peso e aria fingiamo l'eternità. Hai visto le radici di cui parlava prima? E l'eternità è ritrovata, sai, è Rimbaud. Che cos'è l'eternità? Bravissima Marzia Spinelli. Grazie. Chiudi tu, a voi tutti. Prima che si spenga la luce. Negli attimi discendono le foglie morenti, nella musica creiamo un'onda avvolgente di corpi vibranti e voci risuonanti. Lieta ridi di te, dei tramontati e dei viventi, presiedi nel presente spontanea e nel luogo falsamente, ti innalzi a sogno, valicando i turbamenti. Muoversi in sintonia alle note sospingenti, libera dalle restrizioni sei un riso dirompente, viaggiatrice in una chimerica beatitudine distanti. Il tempo rallenta, poiché queste follie sono momenti. L'alba giunge disincantando l'illusione della mente. In vivide sfumature dai raggianti colori, mostra gli spettatori presenti. Ti ringrazio per ogni bene e per ogni auspicio. Alla prossima.